Eccoci qua con un nuovo emulatore. Questa volta è il Mega Drive. Allora, di emulatori per l'AGA ce n'è solo uno, il vecchissimo AMI Generator 1.06, che probabilmente è l'ultimo della serie 68K, perché poi dopo sono diventati PowerPC. Non c'è altro, c'è solo questo che ha tante limitazioni, però funzionano i giochi. Credo, adesso proviamo un attimino queste ROM che ho qua caricato. Ultraman. Ok, dovrebbe la caricata che insomma non appare niente. Potete comunque qui potete vedere le informazioni del gioco se ci sono. Potete cambiare lo schermo. Quindi siamo su AGA, meglio non esagerare, ma andiamo in 30x240, anzi, veramente PAL 320 questa qua. Vabbè, qui lo lascia così, comunque dovrebbe essere 30x256, comunque vabbè. L'input purtroppo supporta solo tastiera e joypad C32, vabbè. Vediamo se funziona. Funzionano. La velocità poi è tutta un'altra cosa, dovrebbe essere comunque decente. Se avete un buon Amiga dovrebbe permettervi di godere di alcuni giochi. Adesso magari ho scelto proprio la ROM, quella più, la più pesanti. No, ok, un po'. Non so se questa funzionerà, forse è una ROM un po'. No, 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 va bene, carica, è un po' lento, ma carica. Andiamo un po', facciamo di saltare un po'. Adesso ho scelto il pad CD32. Ok, caricato. Non so se mi. No, devo fare una veloce configurazione del. Mettiamo tastiera. Anche se non sono nemmeno i tasti. Ecco, adesso l'ha preso. Start di nuovo. Ah, questo ho trovato. Vediamo un po'. Tastino numerico. Vediamo un po' se questo. Sarà quello, però comunque. Laga, non c'è altro. Mentre se invece avete la scheda grafica potete usare il D-Gen che è un porting da PC, carica praticamente tutte le ROM, con un buon Amiga e scheda grafica vi potete togliere tante soddisfazioni. Purtroppo con l'AGA c'è solo questo per il Mega Drive. E devo dire che ai tempi, tanti anni fa, non avendo il Mega Drive mi accontentavo di giocare ai suoi giochi in questo modo. Sì, veramente un po' frustrante, però tutto sommato vedere su un'Amiga un Mega Drive non era una cosa di tutti i giorni. Adesso magari questo, adesso poi ne provo un'altra ROM, perché questo magari mi sembra un po', forse questo è un po' pesante come ROM. Vi ricordate Ultraman? Bellissimo. Molto lento questo gioco, non è molto lento anche se funziona il gioco, anche se funziona, sì. Beh, tutto sommato. Ah, sì, ok. Diciamo, quando si prende un po'. È un po' lento, però tutto sommato ci si può anche giocare lentamente. Il Mega Drive funziona. Proviamo un'altra roba, magari un po' diversa, un po'. Mortal Kombat 3. Start. Questo mi sembra un pochettino più veloce. Mi sembra un pochettino più veloce. Lo vedo anche dalle animazioni del logo. Però comunque è arrivato lentamente, ma è arrivato.
Scoprono un po' i tasti che usavo prima, ma ecco, augurato. Niente, augurato, niente. Purtroppo per il Mega Drive, chi ha l'AGA deve rinunciare. Non c'è niente per potersi divertire. Quindi Power PC con l'AGA oppure scheda grafica per chi ha il 68K. Alla prossima.